Francesco Fusi, consigliere oggi del Comitato regionale, ma soprattutto presidente dei Cavalieri Prato. Una bella stagione, gli obiettivi sono importanti, siete in ottime mani. Alberto Chiesa è un allenatore preparato, è un ragazzo estremamente serio. So che anche nella comunicazione con i ragazzi siete intervenuti in maniera molto seria, che attesta ancora di più la forza, perché secondo me la forza nel campo si vede anche nella serietà della società. Sì, per ora sta andando tutto molto bene, siamo soddisfatti ovviamente dei risultati, del lavoro di Alberto, che sapevamo essere un numero uno tra virgolette in questo senso. Per quanto riguarda la comunicazione, se ti riferisci a qualche episodio successo nel 2018, sì, siamo intervenuti abbastanza come dovevamo intervenire. No, guarda, non mi riferivo a questo, ma per la comunicazione avete Valerio Bardi che ci inonda di comunicati, e noi ne diamo, come Firenze Viola Super Sport, veramente, veramente voce, perché lo meritate, e anche perché insomma oggi è la giornata della festa del rugby toscano, derby con Livorno e con Firenze, derby accesi, ma derby proprio, vabbè, parlare in casa dei cavalieri, di cavalleria fa quasi ridere, ma sono state delle partite, molta correttezza, molto fair play, devo dire, non è il calcio. No, Valerio è effettivamente molto bravo sul lavoro. Per quanto riguarda i derby, io sono molto contento che quest'anno ci siano due derby. Sono state due partite, secondo me, molto gradevoli. C'è rispetto anche fra dirigenti, fra società, quindi un sano agonismo, ma come giusto che sia, però insomma siamo veramente molto in ottimi rapporti, quindi anche le partite credo che abbiano un po' rispecchiato quello del fuori campo. Allora Francesco, che dirti? Auguri a te e auguri alla tua società, perché è giusto che la Toscana sia rappresentata ai vertici del rugby italiano. Il mio è un auspicio e un augurio. Grazie mille, auguri a tutti.